Buonasera, 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 buonasera a tutti. Al mio unico spettatore, buonasera. Siamo in anticipo, in ritardo. Siamo in perfetto orario, 22:02. Allora, stasera abbiamo The Island, giusto? Dunque, abbiamo The Island. Sì, ho scritto The Island. Abbiamo The Island. Ok, 2 secondi che parte. Un po' più di due. Ci siamo? Ciao su Geppe, buonasera caro, come stai? Scorchedert la facciamo partire domani. Devo mantenere l'ordine. The Island, Scorchedert, Ragnarok e Aberration. Tutto a posto? Madonna, già non mi ricordo più. Allora. Sì, adesso ricordo tutto. Dunque. Questa è quella dove sto messo peggio. Vero, eh? Gamma. È già basso il gamma. È perché qua è sull'isola. E tira troppo luce, troppo sole. Guarda come sono abbronzato. La faccia bianca. E prima o poi risistemerò le lampade qua. Oh, ma a proposito su Geppe! E infatti, volevo dirlo, era... Non ci ho fatto caso, giustamente. Tu non c'è, non vieni su Twitch. Come stai? Com'è l'esperienza Twitch? Qua bisogna andare a caccia di metalli. Non ne ho più. Questo è vuoto. Qua c'è. Qua. Sì, bisogna andare a caccia di metalli. Ok, quindi niente. Questo lo vogliamo. Il soffitto bucato. La scala. Tutta roba che devo aver trovato in giro. Ok. Ciao Guido, buonasera, ben arrivato. Come butta? Oggi siamo su The Island. Sto sistemando 2 cosucce. Prima di partire. Abbiamo parecchio lavoro da fare. Fertilizzante 28-27, va bene. Fertilizzante ne abbiamo un bel po'. Cioè, cacciamogli là un po' di bacche, madame. E diamogli cibo ancora. Già da 5 minuti mi ci trovo bene. Ok, perfetto. Non so se lo sapete. Vediamo se riesco a farvi vedere sta cosa. Vediamo un po', aspettate. Ci sono... Ho messo... A... Pagamento? No, dov'è? Come cavolo si fanno a mettere? Forse sono qua. Dovrebbero esserci quelle robe che mi mettete il cappello in testa, cose di questo tipo. Gli occhiali. Non lo so dove sono, però sono da qualche parte. Temi, editor. Ma a proposito, ditemi una cosa, voi vedete la pubblicità o no? Non ho mai capito. Forse ve lo devo aggiungere.
Possibile che lo devo aggiungere. Sponsor. Boh, vabbè. Come al solito sbaglio sempre il tempo. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ci deve essere qualcosa tipo sì, un cap boh, delle robe che mi potete mettere, ma non ho mai capito come si fa. Quindi sorvoliamo. Ok, allora riprendiamo. Ah, io qua ho solamente questi tre cristiani qua. Andiamo bene. Ah, andiamo bene. Fantastico. Capito che qua sarà dura. Mi sa che il posto dove sono partito meglio è Aberration. Lì per forza di cose devi partire bene. Va bene, ma tu sei anche pieno? Va bene, però ce le facciamo dare lo stesso queste cosuzze. Ok. Così da mangiare ce l'ha, permesso. Dal 1 gennaio 2020 sulle altre piattaforme, intendi su YouTube? 1 gennaio 2020. Il discorso. No, che succede su YouTube? Mi viene l'ansia. Cosa succede su YouTube? Tanto Twitch è permissivo e puoi dire YouTube. YouTube che non è permissivo con Twitch. Più che altro quando lo legge, cassa i video. Sta scherzando, non è vero. Cioè, ci portiamo dietro. Allora, come al solito, un po' di pelle. Qua. Ci portiamo un po' di pelle. Perché qua il giro mi sa che sarà lungo. Un po' di pietra. Che ci facciamo anche le frecce. Un po' di questi, anzi creiamocele subito. E un po' di fibra. Vediamo, frecce, frecce, frecce. Bolas, facciamoci anche un po' di bolas, facciamocene 4. Ok. E poi bisognerà anche recuperare. Però non le vedo qua. Non ho messo il banco da lavoro. Ah, dici che è dentro? Non mi ricordo più. Il tavolino, no, il banco da lavoro. Questo qua. Ah, beh. La botte di ferro proprio. Carne marcia. 8. E il dimorfodonte. Pulla. Ok, ci siamo. Allora, si dicono che ci saranno cambiamenti, meno pubblicità e altre cose. Io non ho capito bene che succederà. Ah, ok. Allora dopo ci do un occhio. No, io quello che so è che stanno modificando un po' di cose per quello che riguarda i bambini. Cioè, sotto i 13 anni su YouTube bisognerà indicare che i video sono fatti per bambini sotto i 13 anni, oppure no. E in base a quello il video avrà per esempio l'area dei commenti attivo, non attiva, eccetera, eccetera. Ci serve. Qua, eccola qua. Perfetto. Dividi pila, dividi tutto. Anzi, vabbè, ormai l'ho divisa qua. Va bene così, ce la portiamo dietro. Questo te la tiro su, questa carne qua la lascio lì, no, la mettiamo qua dentro, ok, così tutto in ordine. Dov'è? Ok, va bene, siamo pronti per partire.
Siamo armati fino ai denti. Ecco, magari una riparatina all'arco gliela darei. Non ho legna. Non avevo preso la legna. L'ho fatta fuori. No, che non l'ho fatta fuori tutta. Ecco, magari non portare tutta sta roba. Ok, dicevo una riparatina a questo. In questa live su The Island vediamo di arrivare all'età del ferro, va? Cominciamo da lì. Quindi andiamo a procurarci un po' di metalli, andiamo a esplorare l'isola e a vedere un po' la situazione com'è. Magari ci addomestichiamo qualcosa di un po' più selvaggio, di un po' più predatorio. Allora, fatemi ricordare i tasti qua. Questo stona. Questo fa lo scanner. Va bene. Ok, quindi noi stiamo andando. No, io vorrei passare di là. Ok, ce ne andiamo di là. Si schiatta. Te che si schiatta. Mi è caduto qualcosa qua sotto al tavolo. Guarda cosa ce l'ha. Io non ho neanche il cannabinocolo. Ok. Fico, così vicino. Fare bagnetto. Giustamente. Ci vuole la zattera? Ci vuole la zattera, c'è ragione. Coccodrillo. Ecco. Ecco che mi piace il coccodrillo. Cosa ce l'ha? Anche un carno? Ce l'hanno tutti col carno. Chi è che è rimasto vivo? No, mi stanno shottando il coccodrillo. Mazza o se sono violenti. Daccene un altro. Cominciamo a prenderci un coccodrillo. Che dite? Questo è in fuga, c'è mica il coccodrillo alle spalle. Eccolo. No, 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 no. Ah. Ok. Allora. Eccolo là. Dunque, se io questo lo pianto... Cos'è sto robo? Cos'è sto coso? Ma che cazzo? Ma cos'è? Non l'ho mai visto. No, aspetta. Ecco, l'ha fatto fuori. Non volevo ammazzarlo così brutalmente. E lì c'è il coccodrillo.
Ok, andiamo a farci quel coccodrillo. Quindi tu qua, subito azione. Speronite. È andato di là lui. No, ce n'è un altro di là. Qual era di due? Andiamo a prenderci quello. Allora, lì c'è una tartaruga, mi sembra tranquilla. Tu rimani in... appunto, qui. Cazzo, giuro che mi ricordo i tasti. No, magari passivo no. Ecco, neutrale, ci piace di più. Come nuota veloce, bagai. Bagai, aspetta che mi metto in alto. Non ce ne sono altri qui, vero? Tataratà, cazzo. Tataratà. Qua è brutta, eh. Qua è brutta. Qua è molto brutta. Qua è molto brutta perché questo sale e son cazzi. Curva. Curva. Si è già perso. Dove è andato? Mi è già scappato. Tataratà. Tataratà. Ma va, tataratà. Io in acqua però non ci entro con quello lì. Un po' più su. Dritto così. Ok. Vieni, vieni. Capo di bomba. No. Ecco, questo è un problema. È tornato di là. Ah, bene. Quindi andare io di là. Ci vado mica di là. Sono mica scemo. Preso. Preso. Sta arrivando? Ma è un po' scemo il coccodrillo, sbaglio. Si è addormentato? Allora, quello ogni tanto fa le uova d'oro che servono per le crocchette di più alto livello. C'è una possibilità che una femmina tamata ti dia un uovo d'oro. Ah, per fargli fare le uova devi portarlo a pescare e dopo un tot di pesci fa un uovo e tra questi uova ogni tanto ne hai uno d'oro. Ma dai, ma è una roba che hai tirato fuori quando? Non l'avevo mai vista. Sì, ti do la carne. E ti diamo la carne. Oh oh. Oh oh. Aspettate che vado a riprendermi. Meno male che l'ho lasciato in neutrale. È vivo. E questo è morto. E grazie a sto... Aspetta, facciamo carne. Dai, dammi un'altra. Perfetto, via. Tataratà. Da mo? Ah sì? Ma pensa a te, non lo sapevo mica. È la prima volta che lo vedo quella fare. Non ho neanche visto di che livello è sto coso. Che livello sei? Dottore, che livello è? Livello 20. Gran solone. Ma ci va bene, per adesso ci va bene. Ma per addomesticare quell'affare lì che ti dà le uova d'oro? Frecce e carne? Da prima dell'uscita ufficiale di Ark, anche dell'Orgame, l'aveva tamata. Ah. Per Tamara devi portare i pesci morti. Ma devo metterli... Devo metterli nell'ultimo slot? O...
Ok, per adesso la situazione sembra tranquilla. Allora, la sella del sarco. Sarco non ce l'ho ovviamente. Sarco è qua, a livello 35. Io sono al 33, va bene, non è lontano. Allora, no, prendi i pesci morti e li molli vicino a lei e li mangia. Ah, ok. Su serio ufficiale per un livello 35 ho dovuto portargli 25 pesci più grossi. Più grossi sono, meglio è. Se sono salmoni ci metti di meno. Sticca! Ma siete informatissimi. Bene, benissimo. Mi sale di 5 livelli, madonna, un sarco di livello 25. Ah, non più li molli, ma gli dai con la E. Ok. Quanto manca? Dai, andiamo a ammazzare qualcos'altro. Così saliamo di livello. Ma me lo ricordavo più, più veloce il parasauro. Si fa come la lontra adesso. Ok, lì abbiamo la zona rossa, l'obelisco rosso. Quindi potrei andare su di là. Ok, che non mi ricordo più. Forse di là c'è solo un po' di metalli, non mi ricordo più. Si è svegliato? Sembra di sì. Vieni. Sta venendo? Sì. Perfetto. Allora, chi è che ha fatto il livello? Io o lui? Lui, figurati. È lui che livella. Mica io. Ok. Tu molti vecchi, la carne è buona. Dammi me questa. Proprio perché sei bravo, te la lascio. Vediamo cosa sei capace di fare. Dai, colpetto ancora, bravo. Un airdrop verde. Quello è verde? No, mi sa che vuoi bianco e giallo. Ok. Oh, bella. E quella roba lì in mezzo? Prima volta che la vedo. Ah, là c'è l'ibis. No, il... com'è che si chiama? Pesci morti gli devo dare. Ok, me lo devo ricordare. Glitch. Ah, ok.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo tartarughe che non ce ne frega niente. Abbiamo bisogno di metallo. Forse là sopra del metallo lo trovo. Proviamo a vedere. Passiamo di qua, va. Eccolo. Aia. Piragna. Piragna. Quello che fa, si fa ammazzare i piragna? Sì. Qui. Bravo. Bravissimo. Oh, ma ho visto male. Non lo fa. Ah no, scusate, sono sopra di lui. Le rocce vicino al fiume? Queste? Ma tipo in alto da qualche parte qua? Là dentro? Dite di no? Mazza, Woody Island la conoscete bene, eh? Dov'è il biondo? Non lo vedo più. Seguimi. Bravo. In questa zona non ce n'è. Cioè, sono andato nell'unica zona dove non c'è metallo. Fantastic. Neanche qui in alto. Per sbaglio. Già, mi ricordo che The Island per trovare il metallo era una rottura di palle. Bisogna andare in montagna. Che palle. Sì, non ce n'è. Ok, allora, vediamo un po'. Se vado su di là, però magari la trovo. Lì c'è un raptor. Qua magari. Pezzettino per sbaglio. Vediamo, ma dubito. Mi molla una pietrina. Metallino. Metallo? Metallo? Ecco, uno. Vabbè, inutile sprecare. Beh no, lui è appeso, sta messo meglio di me. Quindi io mollo a lui. Come ho fatto a perdere la mia guardia dal corpo? Raptor, Sarco e Carno. Che bell'ambientino. No, perché non ce la fa? Dov'è? Mi fa il giro. Ah, si è incastrato in un alberello di merda. Vabbè, facciamo il giro di qua. Che brutta roba che vedo qua. E chi siamo noi per lasciare questa roba giù? Mi conviene fargliela mangiare al sarco. Aspetta, dov'è? Vai. Bravo.
Mi piace per niente sta zona. Si vede un tubo. Qui è un attimo, è come nel film. Ti saltano fuori dalla foresta e ti sbranano. Con chi che ce l'ha quello? Con me. Ma si vergogni. Dov'è? Si vergogni. Abbiamo recuperato un po' di chitina e un po' di carne. Allora, vediamo. Forse più in qua. Se continuo ad andare a nord. Sull'isola degli erbivori. Qual è l'isola degli erbivori? C'è il solito stronzo scheletrico. Immortale. Dai, vuoi che qua non ci sia un po' di metallo? Oh, che brutto posto. Oh, quanta brutta gente che vedo. Ce l'ha con me? Sì. Che due marroni. Via, via, via. Fuga. Che palle. Figurati se non mi gironzolava intorno sto stronzo. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Mollalo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, aspetta che lo spaventiamo. Vediamo se ce la faccio. Oh, si è fermato. Via. Vai. Minchia, meno male. Meno male che l'avevo già visto bello incazzoso. Questa zona non è sicura. Non ce l'ho sbloccata. Sulla mappa in basso a destra. Famosa isola dove mille anni fa mi dicevate... Ostia. Mille anni fa mi dicevate di fare tipo un allevamento di dodo su quell'isola. Qualcuno mi aveva proposto una roba del genere. Guarda quel sarco come si è conciato per un raptor di merda. Sei proprio un... una vergogna. Un 28. Secondo me l'unica cosa che ci salva è il suo infrasuono che li fa scappare. Li stunna o li fa scappare? Non mi ricordo più. Tapeara? Ciao Tapeara. Andiamo a sfidare la sorte. Vedo della roba che non mi piace là. Eccolo. Ne arriva un altro. Thank you.
È finito. Mi piace per niente sta cosa. Dove è finito quel cretino? C'è un motivo per cui i coccodrilli vanno nell'acqua. Dovresti seguirmi tu. Allora, in questa zona non è sicura. Meglio se ti fai una zattera e vai sull'isola degli erbivori a sud-est. Però occhio alla balena che lì vi dimora. Allora, vediamo se abbiamo risorse per fare la zattera. Zat. Legna, 250. Presto detto. Allora, beviamo. Riempiamo la borraccia. Appena mi dite che c'è una balena, la scimmia diventa tanto va Izio all'ardo. Ok, dovremmo esserci. Allora, inventario, crea zatterona esattamente. Non la vedo. Oh, io intanto posso fare la sella, questo qua. Era il 33, no? Sar 35. Va bene, ce l'abbiamo qua. Eccola. Perfetto. Perfetto. Allora. No, prima facciamo salire lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Fai il giro largo. Così, vadi, vadi sopra, mezzo che verve, mi sa che devo pure allargarla, un po' più su, ok, troppo, pezzi, vedere, qui, ci sei? Sì, ce n'è un altro! Ecco cos'era, imbroglione. Era un altro coccodrillo. L'avevo mica capito io. Allora, vado su. Ok, no. Come un lago. No! Non ci credo. È un lago davvero. Ma porca paletta. E questa non la posso ritirare su. Ripara, distruggi. Ma vaffanculo. Il tuo zattera è stato ucciso. Sì, non mi pare che sia stato ucciso. Cos'è che c'è ancora qua? Ma porca Eva. Ma pensa te. Faccio prima a fare il livello e andare con cioè a fare la sella del sarco. Livello 35, guardalo qua. Sarco. Eh no, pasta cementizia, che vigliaccata. Che vigliaccata. Va bene. È venuto buio. Ecco, questo non mi piace. Seguimi.
potrei metterla di là. Mamma mia, come non mi piace attraversare quella roba lì. Gamma 4. Ecco. Come non mi piace. C'è uno zaino lì, no? Vedo roba morta. Raptor morti. E cioè bene. Mina, mina, mina. Salta. Mina, mina. Cazzo è andato. Qui devi menare, brutto cretino. Pensa a te. Andiamo. È tutto eccitato. Seguimi. Andiamo. Vado giusto? Sì. Cerco il mare. Oh, questa è la palude. Che brutto posto. Che brutto posto. Che brutto posto. Bruttissimo posto. Bruttissimo posto. La detesto, la palude. Ecco. Cosa c'era dietro che non vedo? Soprattutto, perché quello stronzo non mi segue mai? Possibile che c'è un cazzo di sarco che non mi segue? Vieni qui, cretino! No, non posso andare nella palude, raga. Lo so. Un suicidio. Va bene. Andiamo di qua. Andiamo di qui. Vabbè, se finisci nel termitaio pure tu. E ho perso il cuore. Dove... ah, eccola. È troppo veloce. Oh, qua mi piace. Acqua. Acqua sana. Dai, vieni qui. Ce la fa? Sto coccodrillo mi ha già rotto tre quarti di me. Dove è andato? Ho perso il coccodrillo. Terezino. Ma dove è andato il coccodrillo? Che odio. E non ho neanche il dino tracker. Eccolo. Ancora. Ma voi dite che è bloccato? Coccodrillo di merda. Era qua con me? Cazzo è andato? Posso mica girare come un idiota qui? È pericoloso. È molto pericoloso. Niente, sai che c'è? Che si fotta quel coccodrillo di me. Mi è sempre stato antipatico.
eravamo vicino alla palude, dai. Si sarà, eccolo, si sarà sentito a casa. Perché sei andato di lì, brutto bastardo? E niente, non ce la fa. Andiamo. Di qui? Ok, ce l'abbiamo fatta. Vedo animali morti. Sei stancato? Andiamo a vedere come mai è morto. Sì, 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 sono d'accordo. Coccodrilli sono in acqua. Proviamo ad addormentarlo. Cioè, vediamoci una visione di che livello è prima. Cosa non facile senza cristalli. Allora, tu sei neutrale, va bene. Tu stai fermo qua. Sei neutrale? Devi stare neutrale. Così. Ok. Non ho visto che livello è. Non so se ho fatto una bella cosa. È già in fuga. Ma è peggio dell'altro, cazzo! Ma non vali neanche lo spreco di frecce, cazzarola. Fatelo fuori. Ma che cazzo. Ho detto fatelo fuori. Ma perché non vengono? Ah, perché non mena per forte. Oh, cos'era? Così? No? No, eh? Vabbè, ho capito, siete pacifisti. Si sveglierà da solo. No, perché secondo me è addormentato e non lo attacca, non lo so. Ok, questa è acqua, vero? E ha tanto l'aria di un... c'è uno sbocco là? Vero? Cioè si va in mare di là, no? Presumibilmente. Sì, 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 sì. Ok. C'è lo spino. Qua ci sta da divertirsi. Qua c'è da divertirsi, raga. Allora. Zattera. Ok, legna. Qua ci sarà molto da divertirsi.
facciamo subito, guarda la zattera. Vediamo chi è più veloce tra la zattera e lo spino. Si è svegliato? È lì che guarda. Sente odore di trifola. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a salirci in due. Devo allargarlo un po'. Ci sei? C'è. Ok, buono lì. No, 4, 5, neutrale, perfetto. Siamo tutti su? Vediamo se è vera. E ok. Com'è che si toglieva la bandiera? La vela? C'è un modo per togliere sta vela. Opzioni. Smonta vela. Ok. Pronti? Spino! No, com'è veloce! Oh, com'è veloce! E gli vado dritto in bocca. No. Via. Corri. Passa. È fatta. Dottore, arrivederci. Meno male che sta mangiando qualcosa lui. Che culo. Questo cosa fa? Pesca con sta coda? Che culo, ragazzi. Qua davanti cosa c'è? Una tartaruga. Sti cazzi la tartaruga. Vince lo spino a mani basse. Ah! Buona sapersi. Sarò la silente. Ci vuole quella col motore. Ah, ma ho capito qual è la balena che dite. È quel pesce gigante. Mi è chiaro adesso. Dunque, stiamo uscendo di lì. Ok. Ma qua non c'era tipo metallo, no? Vicino all'obelisco rosso c'è metallo, no? Dite di no? Io questi li scarico di là, vado a cercare del metallo. Uscito dal fiume sempre dritto verso sinistra. Ah, per tornare alla base. Sì, ma volevo prendere del metallo. Ok, non andiamo troppo in profondità, che qua c'è di tutto. Guarda cosa c'è qui. Hop. Attenzione. 3D1. Hop là. Dov'è? Manta. L'ho vista la manta. Very good. Very, very good. Dov'è? Dove sei? Eccolo là. Upla. Era il verde, vero? Che mi dicevi che molla il cannocchiale? Ce la facciamo? Se di no. Tu. Tutte le volte che vado sulla zattera mi viene in mente quella maledetta traversata che ho fatto
La grande migrazione. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Oh, ah beh, va bene, ma contento. Ma contento. Qua tipo non c'è del metallo per sbaglio. Perché su Ragnarok qua ci infilano sempre qualche roccia di metallo? Qua ci starebbe bene una roccina di metallo. Non dai in montagna per forza. Sempre dritto verso sinistra per andare sull'isola degli erbivori. Ma è lontana, dall'altra parte. Mazza. E lontanuccia. E intanto siamo tornati a casa. E questo già. Ho riportato la pelle a casa. Ma il mio amico pennuto c'è sulla spalla? Sì. E fa un piccone di ferro. Eh sì. Ok. Signori, si scende. Perfetto. Un po' più in là magari, ma va bene uguale. Ok. Così. Così. Guarda qui, guarda cosa c'è. Che gran sedere. Ok, dammi questa. Questa ne abbiamo 111. Questa fai così, dividila in due. No, dividi questa. Non me la dividi lì, eh. Va bene. Che palle. Ma la mangiatoia l'avevo messa? No. Fatemi mettere una mangiatoia. Metallo. Ok, niente mangiatoia. Uno, no? Allora, ma alleggerisco. Posso fare già il piccone? Uno ce ne voleva. Però Ragnar Descent e Revalghero non sono canoniche riguardo la storia di Ark, quindi non sono... Ah, più o meno facili, sono più... Sì, sì, sì. D'accordissimo. Ok. Questo posso dividerlo qua, no? Devo dividerlo per forza addosso, che dumaroni. È bloccato tutto. Oh! Raga, mi è crashato. Perdonate, avevo l'impostazione di prima, visto che si è chiuso da solo, il OBS ha mantenuto l'impostazione con l'audio chiuso.
Adesso mi sentite, no? Ok, torniamo a casa, va. Terizino, 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 terizino. Per questa volta lasciamo correre. Ma non so, è un evento curioso, è la prima volta che mi succede. Allora, aspettate qua. Vediamo un po'. No, va bene. Ok. Prendi metallo da quelle rocce sfere sulla riva del fiume. Quelle là davanti? Queste? Queste? Ma guarda che c'è un po' di metallo, sì. Per essere piccoline, guardali lì. Buone. Bravo Guido. Cacchio, siete tutti e due viola. E non ce l'ho quello di ferro. No, non ce l'ho più quello di ferro. Perché mi si è resettato sto gioco di merda. Com'è? Ma che c'è ancora una? Di queste rocce qua? Perdonatemi, non ho letto. Scusami, sto ceppo. Ok, dov'è il sarco? L'ho riperso? Non avevo un sarco io una volta? Eccolo. Va. Vada, 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 vada a esplorare. E si mette in mezzo i coglioni. Seguimi, seguimi. Vediamo se di là troviamo almeno un cannocchiale. Dammi il terizino. Sì. No, aspetta, non preferisci una tartaruga? Una bella tartaruga? Cos'è che c'è qua? Pacchirin, paca, paco. Paco Rabanne.
Ok. Nove ore con le verdure, minchia. Ma immagino il livello. Perché per metterci così tanto... Madonna. 9 ore. No, no. Ti scordi che vengo sull'ufficiale. Se vengo sull'ufficiale è solo per fare PvP. Stavo pensando... che livello sei tu? 40. Stavo pensando di mettere su... come si chiama? Survival of the fittest. No. Come si chiama quello... quello PvP in stile Hunger Games? Battle Royale. Non è Survival of the fittest. Adesso non ce la fa salire. Dai, vieni su. Ce l'ha fatta? Di qua? Sì, ce l'ha fatta. Si è organizzato vedi crocchette. 135 e 3500 narcotici. Figa, che pazienza pure tu però. Ma no, i server ufficiali non resettano mai, vero? Riduce il tempo di 10 volte. Non resettano come Rust. No, perché sennò c'è da spararsi. C'è? Ok, c'è. No, mai. Comunque il terizzino secondo me è uno degli animali più lunghi da domesticare. Assieme forse al gigantosauro. Ma no, ma neanche. Il gigantosauro secondo me è più veloce. Ok, siamo tornati. Siamo tornati. Scusate, giusto per... che non mi ricordo com'è il comando per salvare. Eccolo là. Io non ci credo. È crashata pure la live. Ok, non esco dal gioco. Rimango dentro in vita naturale durante. Assurdo. Assurdo. Scusate, eh. Scusate. Non so cosa succede, ma tutte le volte che avvio Arc con OBS già aperto, crash OBS. Geniale sta cosa, eh? Boh, misteri. Comunque, siamo tornati a casa? Sì. Prendiamo... qua, dov'è che è? Devo sistemare anche sta roba qua. Mettiamo questo qui e ne facciamo un po'. Ok. Abbiate pazienza, ragazzi. Abbiate pazienza. Oh no. Sei tu? Ce l'hai con me? Forse no. Preso. Oh. Cosa usa mangia? Pesce morto, vero? Il pesce è pesce morto. Il pesce mangia. Questo pesce. Guido, mi spiace, non ho capito che cavolo è successo. È crashato tutto. Cioè, chiudo il gioco, crash il gioco. Se crash il gioco, poi lo riavvio, crash OBS.
Sono cose che non mi spiego. La lancia non ce l'ho. Ce l'ho più la lancia? No. E che palle. Era su questo che ci si poteva volare sopra? O no? Non mi ricordo più. No, non è lui, vero? È l'altro, quello grosso. Va bene, 7.000, 15.000, 22.000, 21.000, 7.000, 22.000. Va bene. Io comincio dalle 10, sono 11.20. No, quello pesca e ogni tanto ti dà il pesce pregiato. Ah, ottimo. Allora, qua l'abbiamo recuperato dal... dal drop. Quindi io farei altre frecce narcotizzanti. E mentre facciamo le frecce narcotizzanti, allora l'isola è proprio lontana, è quella là in fondo, se ne vede un pezzettino mi sa. Potrei costruire la zattera. Dovrei avere legna a sufficienza. Quanto gli manca questo? Questo si sveglia pure. Allora, vediamo un po'. Zattera. Ce l'ho studiata. Ok. Oh, da quando ho cambiato il PC, o meglio, processore e scheda madre, succedono cose strane. Tipo il PC ogni tanto non mi si accende. Cioè si accende, ma non dà il segnale ai vari device, alla tastiera, al mouse. E non si avvia Windows, ovviamente. Ok. Allora, questa togliamo lì la vela. Perfetto. Questa mettiamogliela di qua. Perfetto. Ok, allora. Se la per l'iguanodonte, megalociero, il falcetto, trapnola gigante e roba in pietra, barattolo d'acqua. Facciamo questo, ce la facciamo? Dov'è? Ah, c'ho già la roba. Ok, meglio. Ok. Stone Gateway. Ok. Va bene. Cambia la porta USB della tastiera. No, no, non è, secondo me, sai cos'è? È un problema di motherboard. Perché è troppo nuova e il firmware non è ottimizzato. Perché cioè tastiera mouse
il monitor, cioè non alimenta un cazzo, alimenta, si accende solo lui, accende le ventole, ma non avvia Windows, è come se non facesse il boot, non vedo neanche il BIOS, capito? Quindi secondo me è proprio un problema della motherboard, cioè per non partire il BIOS è un problema della motherboard. Sto poveraccio, io da mangiare, devo farmi anche la cosa, la mangiatoia. Allora, dai, dov'è? Ma che vigliacco, eh? C'è il tubo sopra? Ok. Perfetto. Va bene. Questo? Va bene, a sto punto direi che siamo a posto, che dici? Chiudiamo qui la live, anche perché c'è stato troppo casino. Vedo di preparare qualcosa per Citadel Forged with Fire. Danno da mischia e velocità di movimento. Ok. Tu di solito, Guido, cosa potenzi? Cioè, c'è una stat che tiri su a palla, tipo vita piuttosto che velocità di movimento, vigore o equilibri un po' tutto. Caprosu. Come caprosuco, scusami, lui accetta. Lui non è un caprosuco, lui è l'altro. Il sarco. Ah, il caprosuco è l'altro, ok. Abbiamo detto pasta cimentizia, no? Che ho studiato, vero? Pasta cimentizia. Vita fino a 400, poi peso e stamina. Ah, solo quelli? Ossigeno, cibo, no? Non servono molto. Ma sia in PvP che in PvE? Cioè, capito? Nel server online sia in single player. Ah, giusto, per l'ossigeno c'è la zuppa, c'hai ragione. Poi appena ti fai la muta, le bombole, scusa. O sali su un pesce, insomma. C'è mica il pesce che ti fa respirare sott'acqua.
Ok. Va bene. Va bene. Guido. Oh, mi ha fatto piacere che sei rimasto nonostante i casini. Ecco, sta uscendo un verde. Casini involontari, giuro. Ah, eccola qua, dove era la lancia. Cornutazen. Ok, avvoltoio, caccia. Pellicano. Va bene, Guido. Ci vediamo domani. Se ci sei, domani. Cercherò di capire cosa cavolo è successo. Ok. Ciao, ciao, buonanotte.